Ciao a tutti amici di Radio Francigena, per una volta non mi vedrete, mi ascolterete soltanto, sono io dietro la presa, questa volta la camera da presa, davanti a noi c'è Claudio. Claudio è un carissimo amico, Claudio è anche uno dei nostri best man della Free Wheels e finalmente lo intervistiamo dopo almeno qualche giorno di riposo dalla prima esperienza di mappatura. 5 giorni di riposo ci fa comprendere. Sono Claudio. pochi, visto che siamo già dentro un'altra avventura, che dopo vi parliamo. Raccontaci un po' questa prima esperienza di mappatura. Innanzitutto, te l'aspettavi esattamente così? Allora, diciamo che me l'aspettavo similmente così, in quanto la difficoltà nel mappare non la conoscevo. Però conoscevo il fatto di camminare, perché anch'io comunque cammino e giro, nella mia vita ho camminato parecchio, ma vivere passando tra un posto e l'altro, conoscendo persone che ci hanno dato ospitalità e che hanno cercato di aiutarci in questa mappatura, quindi dicendoci e aiutandoci laddove loro pensavano che il loro locale era accessibile, no? Invece non risultava essere accessibile. Consigli, noi davamo consigli su come poter renderlo più accessibile più possibile e più facilmente possibile. Sono rimasto veramente entusiasta per questo genere di esperimento per me, perché è stato un esperimento oltre un'esperienza. Andare a visitare le ospitalità, le strutture e porre la domanda: scusate, siete accessibili? Con cosa ti sei scontrato per la prima volta? Cioè, sapevano cosa stavi chiedendo loro? Allora, diciamo che le più grosse strutture di ospitaliero diciamo che conoscevano la materia. È vero anche che molte però facevano finta di niente, cioè nel senso andavi lì, sì, noi conosciamo il problema, ma chi ce ne frega? Ma Questa il problema no. rimane. Il problema rimane, no? Però sai, ospitare persone di mobilità ridotta è necessario, quindi ben venga tutte le strutture che ci hanno dato veramente un riscontro positivo nel valutarle perché hanno capito veramente che nei nostri tempi è ora di smetterla, di mettere la testa sotto nella sabbia e pensare che tutti siamo uguali, in realtà siamo uguali effettivamente, no? Però in realtà molti non hanno la stessa fortuna, Ognuno ha le sue esigenze. ognuno ha le sue esigenze, Credo che sia un esatto. concetto che colpisce tutti, trasversale, al di là della Assolutamente, disabilità. Terza assolutamente, assolutamente. domanda, Claudio. È stato difficile, abbiamo trovato un tempo non proprio buono Credevo. e quindi è stato sicuramente faticoso, tanti dati raccolti. Secondo te, in questi 270 km, quant'è la percentuale che poi riscontreremo una volta che elaboreremo i dati? Cioè, tu che più insieme ad altri due operatori che intervisteremo successivamente, avete visitato un sacco di posti, di servizi Sì. al pellegrino e al turista. Secondo te, qual è la percentuale di cui poi potremo avere veramente riscontro una volta che elaboreremo tutti i dati di accessibilità lungo l'itinerario che abbiamo fatto da Rieti a Cassino? Allora, Bar, ristoranti. partendo appunto dai servizi di maggior consumo per il pellegrino, quali appunto ristoranti, comunque aree di soste. Il riscontro positivo sono appunto le aree di soste, perché ne abbiamo trovate parecchio e molte sono molto accessibili con fontanelle alla portata di mano, ecco. Quindi quasi per assurdo sono più accessibili le aree verdi dei posti a Dico la coperto. verità, sì, in molti posti le aree verdi sono molto più agibili A un bar.
un bar dove trovi il gradino per entrare, dove trovi poco spazio di manovra, dove trovi un bagno che sì, è magari usufruibile, però in realtà la carrozzina c'entra perché la infili in qualche maniera, no? Adesso un momento un po' ludico. Claudio, un aneddoto perché comunque noi ci siamo divertiti, spero che anche tu ti sia divertito. Noi ricordiamo con tanta gioia il tuo non ricordarti i nomi. Avevi questa Ragazzi, capacità di dimenticare i nomi di tutti i paesi, dovete sapere che trasformare. eravamo di giorno in giorno a passare tra un paese e l'altro. Addirittura molte volte nello stesso giorno visitavamo più di un paese da mappare. Quindi scusatemi, ma io i nomi ho incominciato forse al terzo qualche giorno ad andare in confusione tra Roccasecca, Suriaco e Monte Cassino. Insomma, avevo in mente tante fusioni di nomi e quindi mi uscivano nomi di località mai esistite, ma che avevano comunque una certa locuzione nel mio cervello, ecco. Un momento divertente di questi 270 km. Ma allora, La pioggia le improvvisa. piogge improvvise sono state veramente tante, però parlo di una persona che merita esclusivamente di essere nominata, che è una signora di una locanda che abbiamo trovato. Ecco, vedete, questa è un'altra Dai, poesia. dici il nome. E no, Stiamo per scoprire, amici, un nome unico, eh. Dici il nome del No, aspetta, il posto. posto del nome, Castel di Rocca forse. Non era Bravissimo Claudio, era Castel di Tora Castel di comunque. Tora, adesso la tua vicino. Con la nostra Luisa, si chiamava Luisa. Si chiamava Viola, amici. Viola, Vi che era abbiamo quella. dato prova in tempo reale della memoria di Claudio. Sono passati tanti giorni, quindi l'ho parcheggiata, e che è stata veramente una persona che ci ha dato tanto e non ce l'aspettavamo in un posto così, tra virgolette, arroccato sulle montagne. Piccolo e anonimo come Piccolo, poteva anonimo, essere. cioè ci ha accolti come se fossimo veramente parte della loro famiglia, di una famiglia presente in quel paese, e se ci poteva dare Casa sua. casa sua ci avrebbe dato casa sua. Beh, quindi facciamo un saluto a Viola. Viola, ti salutiamo, ciao e un abbraccio grossissimo da tutti noi della Free Ascolta, oggi ci troviamo a Oulx, un'esperienza completamente diversa. Promuoveremo la Via Francigena in Val di Susa. Sì. Abbiamo già trovato qualche piccola difficoltà, ne parleremo magari dopo, però forse questo è il bello del cammino, Certo. l'improvvisazione e il saper andare avanti sempre e comunque. L'imprevisto fa parte della nostra vita. Aspettative di questi 5 giorni di Che cammino? finalmente non si mappa più niente, ma si cammina, si medita e si prega. Questo è il cammino. Allora, da questo vi salutiamo, amici di Radio Francigena. Arrivederci a tutti quanti e un saluto da Claudio e dalla Free Wheels. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao! State ascoltando Radio Francigena.